Bene, io ho un'altra cosa Sì? che avevi già lanciato tu qualche tempo fa. Ti ricordi che la Vergine piange sperma? Sì? Allora, è uscita la sentenza. Allora, a Bologna, tanto per riassumere, anzi, riassumere lo ti dai, Francesco. No, no, Ah, no, no, va bene, cioè, vado. va bene, va bene. Allora, a Bologna, c'era questa mostra che venne fatta in un quartiere dal titolo La Vergine piange sperma, no? E c'è stata una sollevazione di scudi da parte di un terrorista criminale, tale Monsignor Caffara, e naturalmente da altri criminali che pretendono che la legge si metta in ginocchio davanti al loro dio assassino e alle loro farneticazioni. In pratica, cos'è successo? È successo che un senatore di Forza Italia, che naturalmente della Costituzione e delle leggi non gliene fotte niente, ha pensato di denunciare gli organizzatori della mostra per bestemmia, per offese. E il vero nocciolo di tutta la questione è che finché i cattolici dicono noi ci siamo offesi perché voi dite che la Madonna piange sperma, sono affari dei cattolici. Anche Francesco si è offeso. Oggi gli ho detto che sarebbe piovuto e lui si è offeso. Ma saranno fatti di Francesco, no? Che devo io? Pensavo che piovesse, invece non è piovuto. E se si offende io che ci posso fare? Cioè, un conto è che una persona si offenda per i cavoli suoi, e un altro conto è che ci siano delle ragioni per cui la persona si offende. Per cui sono due cose completamente distinte. E che la Vergine pianga sperma è un dato storicamente accertato, che la figa Vergine della Madonna imposta ai bambini ha costruito migliaia di fobie sessuali nei ragazzi, distruggendo la loro vita sentimentale e la loro vita sessuale. Per cui è di un'aberrazione, veramente, il fatto che quello di Forza Italia abbia denunciato questi dal punto di vista sociale. Dal punto di vista giuridico, esiste una sentenza precisa della Corte Costituzionale che il reato di offesa si applica soltanto in quelle condizioni e non alla figa vergine della Madonna, lo dice la Corte Costituzionale. Allora, cosa può fare il procuratore, un procuratore che si trova in mano questa denuncia? Piglia e archivia. Archivia perché affermare, come facevano questi, che la Vergine piange sperma non è un reato. Il procuratore della Repubblica, il procuratore replica che la bestemmia può essere rivolta solo contro la divinità. Ma secondo il Papa e il Concilio Vaticano II, la Madonna non è una divinità, semmai qualcosa di più e diverso. Apriti cielo. Di Nicola non conosce l'Ave Maria, lasci la teologia ai teologi. No, il Di Nicola si è semplicemente adeguato a quella che è la sentenza della Corte Costituzionale. Tu teologo, che poi teologo, io sono un teologo, non questo imbecille che può solo parlare di macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui non è un teologo, chiaramente, questo imbecille. Questo è solo un imbecille che offende la società civile. Allora, il procuratore Luigi Persico ha tentato anche di giustificare, dice che nella legislazione c'è un vuoto, c'è questo. In realtà è vero che la Corte Costituzionale ha detto al legislatore dovete decidere quali sono le divinità che offendendo le quali si fa bestemmia. Ma naturalmente non si è deciso, perché è più facile, cioè è più facile dal punto di vista della legge, dopo dal punto di vista dei magistrati, delle procure, dell'applicazione della legge, con l'altro discorso, è più facile che venga condannato per bestemmia qualcuno che dice porco Zeus, come ha fatto recentemente Umberto Eco nella trasmissione Che tempo che fa, che non chi dice porco Dio. Perché il termine Dio, dal momento che la Corte Costituzionale ha affermato che vanno protette dalla bestemmia tutte le divinità di tutte le religioni, Dio non è più un nome singolo, ma diventa
un nome, non è più un nome proprio, ma diventa un nome singolare. E se non è seguito dal nome della divinità, il termine Dio non significa assolutamente niente. Cioè, significa qualcosa per il cattolico. Ma il cattolico se lo piglia, se lo mette in tasca e se lo porta a casa, cioè nel senso che può far valere questioni di bestemmia soltanto all'interno dei cattolici. Questo dice la Corte Costituzionale, che poi non piaccia, ma così stanno le cose. Per cui non esiste il reato di bestemmia. E naturalmente c'è qualcuno che si è incazzato, non si sente più Dio. Il signor Caffaro, questo criminale assassino abituato a costringere bambini in ginocchio a pregare, no, Caffara, scusate, non si sente più un Dio. No, sei una merda, basta. Sì, no, ma poi sai, è anche una cosa divertente, per non dire preoccupante, il fatto che la società, la cultura, l'ambiente stia a discutere di cose di teologia. E sappiamo che la teologia, a voli chiamare Pindarisi, è un'offesa a No, Pindaro. noi siamo teologi, loro sono dei pindarici. Cioè, noi conosciamo gli dèi e parliamo degli dèi, loro al massimo possono parlare di come stuprare bambini, perché Sì. questo fanno. È il fatto che, sai, ci deve essere che un'autorità dello Stato sia lì a fare un discorso che proprio da teologia è dell'incredibile. Cioè, anche perché effettivamente, se noi dovessimo prendere tutte quante le dichiarazioni che hanno fatto il predecessore di Caffaro a Bologna, Ah, di Biffi è roba da spararsi. cioè, non mi sembra che il cardinale Biffi o molti gerarchi, se noi andiamo a prendere ad esempio quello che dicono gli esorcisti, cioè riferito alla cultura, alle persone, alle società, agli Ne è ambienti. morto uno, eh. Ah, peccato che uno soltanto. Sì, ha preso una scossa dalla polizia mentre stava strangolando la bambina che era indemoniata. No, non ho visto la Data dal notizia. Gazzettino. Non ho visto la L'ha notizia. tentato di farlo passare come apprendista stregone. Chissà da quando in qua uno stregone tocca qualcuno perché è indemoniato, se non è un cattolico o un Hai la cristiano. notizia che caso? Sì, è la notizia del. Ta miseria, dove l'ex dice. Do la notizia anche perché è un trafiletto del Gazzettino. Eccolo qua, è il Gazzettino del 31 luglio 2007. Stordito durante l'esorcismo muore. Chiamata da un parente, la polizia ha fatto irruzione in una casa di Phoenix, Arizona, e ha stordito con una pistola che emette scariche elettriche Ronald Marquez, 49enne, che durante un esorcismo stava per strozzare la nipotina di 3 anni, ritenendola indemoniata. Questo, aggiunge il Gazzettino, l'aspirante stregone, mentre era portato via in manette, ha avuto un infarto ed è morto. Sì, beh, sai, come qua in Italia, il caso di Polistena, in cui per esorcizzare una bambina di pochi mesi è rimasta uccisa e logicamente poi subito tutto a coprire, a non parlarne perché dava fastidio, in quanto i genitori condizionati dalla paura del demonio erano arrivati invece che prendersi cura della figlia a farla esorcizzare. Come poi si vengono a raccontare gli esperti del satanismo che ci fu un sacrificio umano, in realtà si chiamava Sera del Rosario, e il poveraccio che hanno ucciso era diventato Giuda per loro perché Gesù Cristo si doveva Sì, reincarnare. beh, Però così passano per satanisti. questa l'ha raccontata il capo della squadra antisetta della polizia, la roba a mettersi le mani nei capelli, cioè se questo è un capo della polizia è veramente da Ma c'è spararsi. una cosa che io non ho fatto tempo né a leggere del tutto né a tradurre sul fatto di quello che sta succedendo in Australia. In Australia si sta notando un forte incremento della violenza sui bambini, soprattutto da parte di ambienti cristiani. Solo che, siccome questa violenza viene catalogata come satanismo, molte volte quando si sente le notizie dicono satanisti hanno ucciso, ferito o violentato. In realtà sono tutte quante in realtà in ambito cristiano. E questo sta succedendo con parecchie notizie, ad esempio in ambito australiano. Infatti, se avrò tempo andrò a approfondire le notizie dell'Australia. Sai perché succede questo? Perché l'FBI, di fronte alla violenza sui bambini, di fronte a bambini che vengono violentati in una certa maniera o che vengono messi in condizioni veramente fisiche e pietose, li ha catalogato come comportamenti satanisti, anche se vengono fatti da cristiani. Di conseguenza, il comportamento del cristiano È che satanista? è esatto. Allora diventa satanista. Un caso del genere è successo anche in Italia. Logicamente andrò a recuperare le informazioni in questo senso. Però purtroppo molte volte quando voi sentite violenza satanista, in realtà sono cristiani, soltanto che
cosa succede? Che l'FBI ha catalogato il tipo di violenza, cioè è un lavoro tragico, però ha catalogato, cioè se c'è questo tipo di violenza dicono rientra nel caso del satanismo, ma perché? Perché secondo loro il Gesù è buono, i cristiani sono buoni e di conseguenza la violenza sui bambini, perché logicamente derivate dalla visione biblica, soltanto il Dio può autorizzare di uccidere i bambini, soltanto appunto il Dio di Abramo può dare l'ordine di uccidere, e perciò loro hanno, per errore di interpretazione, per mancanza culturale, hanno catalogato quel tipo di violenza come satanismo. In realtà sono tutti quanti cristiani. E siccome in Australia fatti di violenza di questo tipo stanno molto aumentando, in realtà sono tutti di violenza cristiana. E, in effetti, adesso che dici questo, Australia, su YouTube sta andando molto visualizzato un video fatto con un telefonino da un ragazzo che ha ripreso un prete che inveiva contro ragazzini in skateboard, in skate, no? Skateboard, sì. E praticamente ne ha registrato tutte le affermazioni, che sono di un razzismo ferocissimo. Questi qua erano questi ragazzi erano orientali, no? E praticamente tant'è che si è indignata mezza Australia grazie a sto video che è stato messo un anno dopo, però col telefonino, rispetto a sto prete. Un'altra cosa che mi fa venire in mente dell'Australia, se mi permetti, sì, sì, sì. Francesco, il problema non è la simpatia politica, sono i personaggi. In Australia c'è stata una nave di profughi afghani che è stata allontanata dall'Australia e mandata presso un'isola. No? È la notizia dello scorso anno. Esatto. Il problema è che per impedire lo sbarco in Australia di questi afghani, no? Di questi profughi, la televisione australiana ha mandato un filmato in cui si vedeva questi profughi buttare i bambini terrorizzati in mare e ha fatto vedere quanto questi erano feroci. In realtà, passate le elezioni, cioè per giustificare, passate le elezioni, il filmato è andato in onda integrale. Cosa stava succedendo? Che non arrivando gli aiuti, la nave stava affondando. E allora i genitori cercavano di buttare i bambini più lontano possibile dalla nave, per impedire che il riflusso dell'acqua, quando la nave affondasse, venissero inghiottiti. Naturalmente i bambini erano terrorizzati. Allora, basta tagliare un pezzetto, sì, il montaggio classico. E ciò che è un atto eroico, diventa un atto di odio. E questa è la propaganda. Fate un po' voi. Sì, la propaganda è sempre un classico di quello che avviene. Proprio. Ma se voi pensate a come appunto i cristiani vanno a raccontare di essere vittime, di essere perseguitati, quando hanno distrutto società, culture, basta pensare ad esempio anche la famosa Cina con la guerra dell'oppio, in cui che fu una rivolta anticristiana proprio perché gli volevano imporre l'oppio. Siamo partiti appunto dicendo dei missionari che vanno presso i pigmei e gli portano via la loro cultura dandola alle multinazionali. E poi logicamente se qualche missionario che porta via un po' troppo della cultura di pigmei si prende qualche freccia, si prende qualche mannaia, diventa un martire della fede. E dopo non so se questo martire della fede faccia fare gli utili alla multinazionale. Cosa ci stavano a fare quei 20 coreani in Afghanistan? Esatto. Erano cristiani integralisti. Evangelici. Sì, e se rendete conto che di fronte anche in questo discorso, cioè, non è per difendere le popolazioni, però sappiamo che se vogliamo cambiare le cose, quello che è fondamentale alle popolazioni povere è dare un'assistenza. Allora, se in Afghanistan, che stanno combattendo da decenni ormai, se si pensasse ad esempio soltanto di portare la cultura, l'informazione, pensate ad esempio soltanto il museo che esiste a Kabul e tutti i reperti archeologici che esistono. Se voi abituaste ad esempio le popolazioni a far capire che il loro patrimonio artistico diventerebbe una fonte di reddito tramite il turismo, pensate che sarebbe ancora il problema della guerra di religione. Se voi alle persone che muoiono di fame gli date una Bibbia, gli date un Gesù buono, pensate che la loro fame passi. E soprattutto per convertirli, questi hanno mezzi enormi. E certo che dall'altra parte qualcuno vuole mantenersi il suo gregge. Ed si arrivano a questi estremi, però se diciamo, se le persone vanno aiutate creando strutture sanitarie. Io voglio fare un piccolo esempio,
quando la Grecia andò a tutelare la minoranza dei Kalash in Afghanistan, non pensò di mandarli il prete protestante, il pope, a convertirli, pensò di aprire una scuola, un ospedale e mandargli il sale che mancava. Cioè non li mandò a convertire, si prese cura, siccome i Kalash, secondo la leggenda, sono i discendenti delle legioni greche che seguivano appunto Alessandro il Magno, che si fermarono lì, che diedero origine a una cultura e sono sopravvissuti con i loro culti animistici, però sono di origine greca. Bene, gli furono mandate queste cose e i Kalash riescono a sopravvivere. Quando qualche paese volle aiutare questa popolazione, non li mandò i missionari, finanziò il recupero di tutte le sculture in legno che i Kalash avevano in Afghanistan, perché era un recupero culturale. Se invece tu gli mandi un integralista cristiano che gli dice che si deve convertire, è logico che si creano le tensioni, perché se tu aiuti tipo i Kalash a dire: voi avete un'architettura particolare, voi avete una raffigurazione continua del cavallo, voi avete delle sculture del cavallo, li fai recuperare la loro cultura, recuperando la loro cultura lì diventa fonte anche di reddito, e di conseguenza possono rimanere lì e non hanno certo il problema di andare a servire qualche signore della guerra, andare a piantare l'oppio o ad altre cose, o convertirsi a qualcuno. Perché ricordatevi che poi l'integralismo musulmano viene finanziato e sostenuto da un paese che si chiama Arabia Saudita. Esatto. E questo paese che si chiama Arabia Saudita, che dietro a tutti gli integralismi musulmani, non viene neanche toccato. Se poi andiamo a leggere che gli Stati Uniti andranno a fornire armi per 20 miliardi di dollari all'Arabia Saudita e nessuno protesta e tutto lo trovano giusto. Ma voi chiedetevi, tutte le moschee che sono state aperte, tutti i gruppi integralisti, dove hanno trovato i finanziamenti? Li hanno avuti per opera dello Spirito Santo? Neanche dall'Iran, li hanno avuti proprio dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha sostenuto, finanziato tutte le comunità integraliste all'interno del mondo islamico. Se dagli anni 70 in poi l'integralismo è riapparso, è venuto fuori e abbiamo problemi da adesso, è perché esiste un paese come l'Arabia Saudita che fa questo. Bene, allora il signor Bush fa la crociata contro il terrorismo, contro l'integralismo, e poi dà 20 miliardi di dollari all'Arabia Saudita. Come però dovreste sapere che l'Arabia Saudita rappresenterà sicuramente uno dei problemi economici a livello mondiale, perché l'Arabia Saudita, pur di finanziare tutte quante le comunità integraliste, si è ultra indebitata, è uno dei paesi maggiormente indebitati che potrebbe crollare da un momento all'altro quel paese. E nonostante questo, nonostante il rating sfavorevole, gli Stati Uniti, un paese cristiano fondamentalista, un cristiano allenato come George Bush, gli dà 20 miliardi di dollari. Giustamente un generale francese del Valle diceva chiaramente che esiste un legame non solo politico tra gli Stati Uniti fondamentalisti cristiani e l'Arabia Saudita fondamentalista islamico, ma esiste un'intesa a livello religioso, perché la visione del mondo religiosa è identica. Questo avviene in funzione anti-europea, questa è una valutazione politica del Valle. Sì, beh, in effetti il vero da far fuori è l'Unione Europea, cioè non è... E comunque pensate, appunto, quando si parla, come mai nessuno tocca l'Arabia Saudita e poi il paese che sostiene, andatevi a cercare tutte le notizie. Se voi pensate ad esempio che in Grecia esisteva una piccolissima comunità musulmana, percentuale insignificante, questa comunità musulmana cominciò a acquistare terreni non perché avevano i soldi, ma perché negli anni 80 gli arrivarono i soldi dall'Arabia Saudita. Io mi ricordo che leggevano negli anni 80 una rivista che si chiama Frigidaire, che c'erano i rapporti di vari fricchettoni che andavano in giro per il mondo. E molti di voi, non so se conoscono, sanno dov'è il Belize. Belize, sì, è l'ex Honduras britannico, che è confine appunto tra il Guatemala ed è confine con il Guatemala e quel Messico, zona Maya. Bene, questo scrisse su Frigidaire che, facendo un viaggio, incontrò una persona che insegnava arabo nel Belize. Quando nel Belize ci sono popolazioni appunto di origine spagnola, popolazione maya, e c'è una forte minoranza di integralisti cristiani, i mormoni, che arrivano, sì, appunto dal Nord America. Gli islamici non erano presenti. E da dove trovavano? Chi finanziava nel Belize una scuola di arabo? L'Arabia Saudita. E allora, però, l'Arabia Saudita a questo punto si trova a 20 miliardi di dollari date da un cristiano fondamentalista come Bush. L'intesa Islam
cristianesimo comunque, è presente. Credo che non è che Bush glieli regali, vuole 20 miliardi di dollari, lui gli dà armi per 20 miliardi di dollari, cioè lui gli vende le armi. Sai, bisogna vedere, perché da quello che ho capito io. Io vorrei anche ricordare, se qualcuno fosse un attimino di memoria storica, cosa successe in Arabia Saudita dopo il 1973 della guerra dello Yom Kippur. Qualcuno si va a cercare cosa successe con le armi americane lì. Va bene, cambiamo argomento, Francesco. Sì. Io, sai che io ho un certo affetto per alcuni magistrati, alcuni mi hanno anche torturato, hanno tentato di ammazzarmi, però io per alcuni magistrati ho un certo affetto. Allora, io voglio citare due sentenze. Hai già parlato del caso Welby tu per caso in trasmissione? Sì, avevo accennato al fatto che quando è stato rinviato a giudizio il giudice aveva detto che c'era un diritto superiore all'articolo 32 della Costituzione, l'avevo accennato, sì. E lo stesso giudice ha fatto la sentenza? No, è stato poi... Ma è lo stesso giudice che ha fatto la sentenza definitiva dopo? No, è stato rinviato a giudizio, cioè praticamente era stato chiesto di non rinviare a giudizio. Sì, ha chiesto il pubblico ministero, ha chiesto l'archiviazione. L'altro ha risposto, detto no all'archiviazione, esatto. Va a processo. È stato invece archiviato, è stato assolto dopo. No, non è stato archiviato, è stato assolto. Sì, assolto. La motivazione è importante. No, quella non l'ho seguita. È stato assolto perché il fatto non costituisce reato, in quanto qualunque persona ha il diritto di disporre del proprio corpo, dunque rifiutare qualunque tipo di cura. Cioè la sentenza è stata uno schiaffo in faccia alla Chiesa Cattolica. Perché bisogna leggersela quella sentenza, no, perché il magistrato assolvendo, accogliendo il pubblico ministero, no? Che comunque aveva chiesto l'archiviazione, la soluzione, ha assolto il medico Ricci, mi sembra, in quanto ha agito correttamente, in quanto Welby aveva il diritto di disporre del proprio corpo, della propria vita e di far cessare la propria vita. E questa sentenza è una sentenza fondamentale proprio perché si estende a tutti, oltretutto è una sentenza definitiva e chiunque decida di disporre del proprio corpo può ricorrere a quella sentenza per avere delle ragioni giuridiche. E questa è una... È peccato per me... che non voleva aver dovuto fare il suicidio morendo di fame e di sete. Questo è un peccato. che non sia servita a Giovanni Nuvoli. Non si è servita a Giovanni Nuvoli, infatti. E che un magistrato ha chiamato i carabinieri. Sì, esatto, per fare un sequestro, in effetti. L'altra sentenza è una sentenza della Corte d'Assise di Milano. Ed è una sentenza un po' pesante, nel senso che due persone convivono, lei si ammala, decide di non farsi curare, lui non la cura, un po' per ignoranza, un po' per questo, un po' perché forse non gliene frega, non ha importanza, comunque il convivente su sua richiesta non se ne occupa, naturalmente lei muore, vanno a processo e il giudice fa una sentenza. Fa una sentenza che dice, una sentenza arriva in periodo di polemica su Dico Pax Famiglia, una decisione quella presa dai giudici della prima corte d'assise milanese presieduta da Luigi Cerca, che sancisce come chi non si sposa non solo non ha gli stessi diritti, ma neanche gli stessi doveri di chi si scambia promesse davanti ad un pubblico ufficiale. La legge, dice la sentenza, limita ai soli coniugi l'obbligo dell'assistenza morale e materiale. Sarebbe infatti un contram legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che vivono a more uxorio. Questo noi da questa radio ve l'abbiamo già detto, cioè la legge sui Pax o la legge sui Dico o la legge sulle coppie di fatto non è una legge che concede dei privilegi da Vuscupà a destra e a manca, è semplicemente una legge che ha bisogno lo Stato di fare perché la popolazione civile rifiuta spesso il matrimonio e convive
E nel convivere succede tutta una serie di problemi, problemi di eredità, problemi di solidarietà, problemi di assistenza, problemi di andare in comune a chiedere quella cazzo di carta per il compagno perché non te la danno. Cioè, esistono tutta una serie di problematiche che i Paxi, dico, o chiamateli come volete, deve prima o dopo essere sancita. Cioè, se noi abbiamo una Costituzione che prevede la solidarietà come elemento fondamentale fra i cittadini e poi li neghiamo a delle persone, è chiaro che non può succedere diversamente che questo. Sì, c'è un discorso basilare. Il problema è che la legge non viene fatta per i cittadini, per gli individui, ma viene fatta perché deve servire un principio religioso cristiano. Perché se noi dicessimo che la società, tutto quello che viene nella società è per il cittadino, per la comunità, il problema sarebbe risolto. Esatto. Cioè, è un problema di punto di appoggio. E in effetti la guerra che sta facendo la Chiesa Cattolica è una guerra contro la società civile, essenzialmente contro lo Stato, perché al di là del singolo cittadino, cioè se io sono affezionato alla mia compagna, chiaramente no, l'obbligo morale è mio, è una cosa che mi appartiene, però... in realtà non esiste nulla che mi imponga questo e nulla che sancisca questo per cui mi dia anche i diritti di questo, e chiaramente lo Stato ha necessità di sapere quello che faccio e di poter dirmi sì, tu hai diritto anche all'accompagnatoria se la tua compagna o il tuo compagno è paralizzato, tu hai il diritto a alcune cose che fanno parte della vita civile, cioè la vita delle persone. Guarda, l'esempio classico che lo abbiamo col discorso di, che è passato da poco, dei figli illegittimi. Cioè, esatto. Cioè, che senso ha parlare di figli illegittimi quando per il diritto romano è nato tuo figlio, cioè che sia matrimonio o non matrimonio, che sia, invece, che sia una fuga d'amore, che sia qualsiasi altro, cioè è tuo figlio. E invece quella cultura cristiana era figlio legittimo, no, con diritti diversi. Non solo, ma addirittura fino a qualche mese fa il figlio illegittimo lo era ancora. Come fai ad essere un figlio illegittimo? Il problema sussisteva perché anche se il padre riconosceva il bambino, il nonno, cioè il padre del padre, era esentato, cioè per lui quel bambino non esisteva. Cioè esistevano ancora delle norme di legge per cui al bambino cosiddetto fuori dal matrimonio venivano negate tutta una serie di parentele. È stata sanata questa cosa qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, insomma. Però è un problema che c'era, è un problema pesante, specialmente adesso dove c'è una percentuale consistente, un 20, adesso non so quanti, percentuale di bambini che nascono fuori dal matrimonio, è chiaramente è un problema, cioè la società deve affrontarle queste cose, perché esiste un cambiamento di costumi, perché le donne possono togliersi il topless in spiaggia? Non è offesa al pudore. Il problema è, cioè, come cresce quel bambino che si trovi in una condizione che non è una condizione, è una condizione assurda, cioè è figlio di qualcuno, ha un padre, una madre, è un figlio, eppure no, perché esiste una legge che deriva da principi morali cristiani che diventa figlio legittimo. Ma come nasce, come cresce quel cittadino? E poi quel delinquente di scuola deve smetterla di sparare cazzate offensive nei confronti della società italiana, deve smetterla di dire noi discutiamo con gli arabi, basta che gli arabi ci riconoscono i nostri valori. Voi non avete valori, esistono valori della Costituzione, voi come cristiani non avete nessun valore se non quello di stupro dei bambini, di offesa alla società civile, di costruzione di mafie per ottenere dei privilegi. Cioè è offensivo a voi. Quando qualcuno dice ma la Chiesa ha diritto di parlare, io dico la Chiesa non ha diritto di parlare, come non parla la mafia, come non parlano i terroristi, non ha diritto di parlare la Chiesa. Non ha il diritto. Il singolo sacerdote come cittadino ha diritto di parlare, ha il suo diritto come cittadino, ma la Chiesa non ha diritto di parlare. Non ha il diritto di parlare al di fuori della Chiesa come associazione che fa pressioni sulla società. Non ha diritto, assolutamente, perché è improprio, non esiste una roba del genere. Ha diritto come cittadino. Sì. E ha diritto di parlare come chiesa con i suoi pecorelli. Che dici, Claudio? Andiamo al via le telefonate. Questa sera continuerò con i sacrifici umani, il discorso dell'altra volta. Vi ricordo che ho aperto un canale video su YouTube che sta andando anche piuttosto bene. E fra le altre cose ho messo fra i preferiti anche un video che illustra il discorso dei sacrifici umani di Moloch, fra le altre, fatto da mia figlia, oltretutto.
Non ho fatto tempo a vederlo, ho visto soltanto quelli su Ercole, su Gerona. Comunque fa conto che una settimana ci sono stati più di 400 persone che sono venute e hanno scaricato, sono guardati un 6-700 video. Mi sembra buono, sì, sì, sì. Prima settimana, anche perché noi dopo recuperiamo col tempo fuori dalle ferie. Sì. 049-700-700-048-338. Pronto? Ciao, ci sei riuscito stavolta, eh? Sto qua che ho il cuore in questa volta che chissà che cazzo. Sento, prima di tutto, intanto, tutto bene? Sì. Ecco, era basta. Basta. La riunione, Francesco, tutto bene? Sì. E allora, perfetto. Sento, prima che mi smette che no, Claudio, ti hai detto un titolo di Walter Otto. Sì. Saggio. Citava, il saggio era citato nell'articolo che ho letto della Repubblica di qualche giorno fa. Il libro non è mio, però. Il libro non so se ci sia ancora in edicola, cioè in libreria, perché i saggi di Walter Otto furono pubblicati un pochi di anni fa, qualcuno lo ha ristampato da Delphi, che ne sappia io. Sì, te lo ricordo il titolo, ecco, ce l'ho qua sotto, Il mito. E il mito lo fu pubblicato dalla prima edizione del Melangolo di Genova. Ah, il mito, sì, quello, il mito. Sì, sì. Il mito originario alla luce della simpatia di uomo e mondo. Sì, è quello del Melangolo. La prima edizione. Sì, 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 sì. È quello che dice, beh, allora. Ecco, lì, è risolto. No, perché avevo scritto il titolo lungo, pensavo. No, quello è il sottotitolo. Mi ha dato il titolo, io non ce l'ho quel libro comunque. Perfetto. Allora, questo qua è a posto. Un libro da comprare, da Ivano. Un libro in meno da comprare. Un libro da comprare stamattina, dunque, l'arte di comprendere, non l'arte di comprare, è della serie Moretti Vitali, no? Stamattina l'ho trovato, è di giugno-luglio 2007, l'arte di comprendere a cura di Francesco, Don Francesco che si è obbligato a comprarlo, sto qua perché... Vito Don Francesco, vero? Vito Don Francesco, sbaglio. Allora, i titoli che c'è dentro, Lopez Pedraza e James Hillman. Ah. E una decina, 12... Ah, ma cos'è, un numero della rivista Anima? Sì, sì, sì. Ah, un numero, ho capito, dai, conosco, dai. Sì che purtroppo la rivista Anima diventa un annuario, di conseguenza diventa come libro, insomma. Non va bene. No, peccato che quel gatto da volte usciva più spesso, adesso diventa un annuario, comunque dai, la conosco la rivista, sì, dai. Si chiama Anima proprio. Dopo che ho trovato, due settimane fa, Ludwig Binswanger per un'antropologia fenomenologica. Poteva averlo Claudio questo qua, vero? No. No? Ludwig Binswanger una volta te lo dici? Sì, ho un libro che parla di mitologia. Ah sì sì, forse è quello anche. Sai che lo cercavo ieri in libreria, non sono riuscito a trovarlo. Per un'antropologia fenomenologica, Campi del Sapere, Feltrinelli. Però no, non è quello, sai. No? No, ne ho citato un altro, quello che parlava sugli dèi, il suo lavoro. E da cui anche ho anche tratto proprio la similitudine fra gli dèi della Grecia, fra Esiodo e gli Ittiti. Del Binswanger sarebbe il quarto che o quinto, mi sembra, del Binswanger, dopo non so, i bei titoli che uno vede dopo qua essere nel mondo, dopo un altro. Insomma, qua che c'è quattro notizie, dunque tasse, la Chiesa Veneta si schiera, bisogna pagarle, ma la politica deve sprecare di meno. Naturalmente, avete saputo quello del prete in Perizoma, a Corso Rio? Sì. Il comunitario, un po' c'è al lago di Garda, non so. Al lago di Garda, e il padre era olandese, cioè prima si è messo praticamente a masturbarsi davanti al bambino in acqua. Sì, l'ho detto sui giornali del corno, ma non ho capito niente. Sì, sì, no, ho visto la notizia, aveva sto costume molto appariscente. Sì, sì, no, è stato... Proprio, si svergognai proprio. Sì, una roba da fuori di testa, veramente. Cioè, non... A Schio non gli ha fatto una mostra di... Sì, sì, era di Malostica, tra l'altro, il grafico, quella famosa, quel crocefisso e il calice. Sì, sì. E adesso, ora vogliamo la mostra cristiana, dice il comune.
è il movimento mariano Regina dell'Amore. Che poi tra l'altro, beh, a parte che sono quelli di Poleo, insomma, la Regina dell'Amore, su quelli di Poleo, su quelli di Barò. Sì. No, ma tra l'altro poi l'autore ha detto chiaramente che quel crocifisso che era figurato in realtà rappresentava la sorte di suo padre. Sì, cioè, sì, non è che fosse un discorso, diciamo così, anticristiano o di satiro, di presa in giro, dice no no, quel quadro con le croci rappresentava la sofferenza di mio padre, perciò incapace di capire anche la sofferenza dei figli. Sì, sì, ma è fuori adesso per il col dolore, ma te sentissi che roba anche in interviste anche a malati, cioè che ha dolore, che è giusto soffrire il dolore, perché cioè, hai fatto vedere il partivisione. Beh, ricordiamoci sempre appunto le parole di Madre Teresa di Calcutta, che diceva alla gente che soffrire ogni è un bacio di esatto. Gesù. Un psichiatra, Meluzia, non so se conosci. Beh, sì. Dai, scusa. Meluzia è un psichiatra vaticano, dai. Fuori di testa, cioè dire che soffrire è una prova di, non una prova, e dice che è una prova di forza, diciamo, non parla praticamente. Lo sottoporrei io a un po' di sofferenze. Sì, esatto, vedi che faccia proprio. Non so, no? Sì, sì. Dopo in Veneto parto in dolore gratuito. Tutti i reparti ostetrici e ginecologia dovranno attrezzarsi per garantire il servizio. Cioè è obbligatorio adesso il parto in dolore, parlando sempre del dolore, praticamente adesso se veniamo fuori praticamente gli obiettori di coscienza che bisogna soffrire, capiamo? Staremo a vederla. Bisogna soffrire, mettiamo, ma che in merita proprio ereticolati intorno. Purtroppo bisogna sconfiggerli con gli interessi della gente, della popolazione del paese, perché sennò solo gli imbecilli usano atti di forza, perché se non ti cambi le persone, il modo di vedere la vita, sei comunque sconfitto, capito? Sì, ma se una gran parte delle masse italiane, c'è l'Italia, perché l'Italia è no, altri che abbiamo qua, questo qua, questo mezzo Dio qua, che dice che fatire, che il dolore è un primato che si avvicina a Cristo, si avvicina a Dio, cioè non so mi. Beh, ma nessuno gli vieta a lui di soffrire, scusa, perché deve imporlo agli altri? Sì, ma io prendo come un input da Dio per avvicinarsi, per. No, no, per me lo prendono come indicazione per far soffrire gli altri. Francesco, ti farò soffrire per avvicinarti a Dio. Vediamo se resto in piedi un giorno. No, no, loro gli piace loro far soffrire gli altri. Sì. Api in tilt per il clima pazzo e pesticidi, dimezzata la produzione di miele. Anche l'OGM. Ecco. Va bene. Va bene. Ciao Ivano. Ciao. Bene, allora questa sera vi parlerò di sacrifici umani. Pronto? Ciao Giampaolo. Ciao. Io e Francesco. Allora, un Dio che riesce a bestemmiare, un Dio che è indefinibile, secondo me, e riesce a bestemmiarlo, come minimo è una merdaccia, detta alla Fantozzi. Oppure il karma. Il caos no, perché sarebbe troppo meraviglioso il caos. Ciao. Una merdaccia o il karma. Ok, va bene. Ciao. Abbiamo sentito anche Giampaolo. Pronto? Go. Siamo riusciti a mandarlo, sarà in registrazione in internet per i prossimi 50 anni. Pronto? Sì, vergogna! Mi mancava anche questa. Perfetto. Ci siamo riusciti stavolta a mandarli. Sì, quelli Cristiano in ferie può ascoltare la trasmissione, insomma. Come... Pronto? Ciao. Ciao, come stai? Bene. Ciao anche. Ciao. Al tuo collega Francesco. Sì. Ecco, niente, volevo una vostra opinione su un articolo di giornale che leggevo, posso? Certo. Sì. Ecco, allora, Oriana Fallaci ha lasciato in eredità la sua biblioteca al Vaticano.
leggo qui, traduco da un giornale che non è italiano. La giornalista italiana Elena Fallaci, mancata il 15 settembre a 77 anni, ha lasciato la sua biblioteca in eredità all'Università Pontificia di Latran, non so cosa sia, dipendente Lateranense forse. Voi mi sentite? Sì, sei in onda. Secondo come annunciò l'obispo Salvatore Fisichella, in occasione di una visita a questa università del Papa Benedetto, come si chiama, XVI? Sì. Per il quale Oriana Fallaci aveva un'autentica venerazione. La giornalista che cominciò la sua carriera come inviata di guerra dei giornali di sinistra, si avvicinò alla fine della sua vita alla destra e alla Chiesa Cattolica, definendosi come un'atea devota. Come un'atea devota cristiana. Pronto? Sì, ci siamo, siamo in attesa. Termino. Oriana Fallaci era una delle figure del movimento intellettuale chiamato in Italia gli atei devoti, che condividono l'idea che la Chiesa cattolica debba sentire la necessità vitale per l'Europa di ritornare alle radici cristiane. Lo sviluppo di questa corrente è una grande opportunità per la Chiesa, dichiarò il giovedì scorso Benedetto XVI davanti alla convenzione della Chiesa Cattolica Italiana. Voi ne sapete qualcosa? Comunque sento il vostro te lo dico subito. Il vostro pensiero, metto giù e vi ascolto. Ciao Francesca, ciao. Allora, in effetti Ratzinger sta usando questo tipo di persone proprio come dinamite, diciamo così, per riuscire a bloccare quelli che sono gli atei, quelle che sono le critiche nei confronti della Chiesa. Più volte ha detto gli atei dovrebbero fare come se Dio esistesse. Ed è un tentativo di dire va bene, voi potete anche non credere in Dio, basta che voi vi mettiate in ginocchio davanti a me. E la Fallaci ha avuto questo percorso, ma è un percorso che faranno molti atei, proprio perché vengono educati fin da bambini a mettersi in ginocchio, poi crescendo rifiutano la sottomissione alla religione a cui sono state, che gli è stata imposta, però questa è talmente inserita nella loro struttura emotiva che man mano che va avanti l'età o man mano che cresce la malattia o man mano che cercano anche dei rifugi, arrivano proprio a ricorrere a quello che è il condizionamento educazionale infantile che hanno ricevuto. D'altronde abbiamo tutti la sensazione di far parte di un tutto, di far parte di un qualcosa più grande, più immenso, e se ci guardiamo attorno la natura è il nostro tutto, è il nostro cosa a cui noi facciamo parte, è il nostro divinità a cui noi partecipiamo, però se siamo malati e siamo malati da sindrome di onnipotenza, allora crediamo che la natura sia da calpestare. Sì, beh, il problema poi sai degli atei devoti è che in realtà l'ateismo è una realtà cristiana, perché soltanto il pensare che il mondo esista in quanto divino è soltanto possibile nel cristianesimo, che dice che la volontà, la divinità, il divino è esterno al mondo. E a questo punto, se è esterno al mondo, potremmo anche dirsi anche non esiste, ci siamo staccati. L'ateismo è soltanto un fenomeno puramente cristiano. Oriana Fallaci logicamente è partita da una visione puramente politica, che non è stata capace di pensare o di affrontare il problema religioso o la spiritualità, come la vogliamo definire, e quando di fronte a situazioni anche personali e esistenziali qualcuno non ha un aggancio con la realtà, con la sensibilità del mondo, torna sempre un campo fideistico. Quello che Claudio ad esempio ha descritto del fatto di persone che si educate da cristiani che poi si ribellano e poi ritornano dentro, è un metodo che viene utilizzato anche negli Stati Uniti con i ragazzi delle varie comunità religiose fondamentaliste cristiane, cioè nel senso che fino a una certa età, finché i genitori riescono a controllarli, vengono imbottiti del Dio giudice, del Dio persecutore, dell'immoralità. Quando poi la biologia ha il suo massimo evento, quando il suo massimo evento, la sua massima possibilità, quando proprio gli ormoni sono incontrollabili, vengono lasciati anche a uscire dalla comunità. Una volta che però
non hanno avuto la cultura, la preparazione, non hanno avuto l'indirizzamento nel poter stare nella, nella società, tornano nella comunità e ne vengono condizionati. Pronto? Un minuto. Grazie mille. Sì? Ok. Pronto? siamo purtroppo il cristianesimo è fuori tempo, cioè è talmente abituato ad ammazzare, a stuprare bambini, a far violenza, a diffamare, a insultare le persone, a saccheggiare la società civile, che oggi come oggi che la società civile richiede un comportamento all'interno delle regole, all'interno del modo umano di porsi, quelle che sono le regole sociali, le regole della Costituzione, le regole della, della semplice convivenza civile, il cristiano è spiazzato. Se non ti metti in ginocchio davanti a lui, se non gli permetti a lui di stuprare la società civile, allora può soltanto insultare a questo livello. Ed è il suo livello. Ricordate che i cristiani sono così, non sono diversi da così. Sì, vogliamo dare un piccolo notizia di attualità. Voi sapete che... Ultimo minuto, Francesco. Sì, beh, ci fu uno scandalo perché un contatore al concerto primo maggio, Andrea Rivera, disse una cosa, dice... E disse la Chiesa non si è mai evoluta, non sopporto che il Vaticano abbia rifiutato i funerali di Guelbi, invece non è stato così per Pinochet Franco e per uno della Valle della Magliana. Ci furono grandi casini, grandi polemiche. Adesso viene di nuovo criticato perché ha fatto una nuova versione della Chiesa di Rinnova di Gaber e ha messo dentro fa la Chiesa si evolve per stare vicino. La messa infatti verrà detta in latino. Nonostante questo, ulteriore scandalo, ma poi andiamo a leggere che Andrea Rivera non è neanche un anticlericale, dice io sono cattolico, possibile che non sia possibile che, criticare la Chiesa all'interno della Chiesa? La risposta è no. E allora come vedete anche cattolici che vorrebbero pensare di essere un po' liberi non hanno neanche la possibilità di parlare. Allora, se la condizione di libertà viene tolta anche a chi si dichiara cattolico, pensate cosa vuole fare la Chiesa verso gli altri. Perciò state sempre attenti ai monoteismi in tutte quante le salse, in tutte le maniere, ebrei, cristiani, musulmani che siano. Bene. Va bene, Francesco. A sto punto mandiamo un attimino un po' di musica e lasciamo i microfoni a Alvise. Ciao a tutti e vi ricordo che alle ore 19 parlerò di continuerò il discorso sui sacrifici umani. Ciao ciao e vi lascio in compagnia con Alvise.